parlare un po' agli amici consiglieri, agli assessori, a tutti quanti. E quindi mi sono preso degli appunti. Quindi oggi questo consiglio dovrà deliberare su ordine del giorno anche all'anno. Ebbene, voglio lanciare un appello accorato a tutti voi. E quindi questo, fermiamoci un attimo dopo i vari consigli comunali dove chiedo decisione per un forma di protesta che non so qui a valutare sia aspettata. Sia nella maggioranza che abbiamo dato motivo un poco di distinguo interno e altre cose, sia fermiamoci un attimo e riflettiamo su quello che è il nostro dovere di fare. Personalmente vorrei per un attimo spogliarmi della veste di consigliere comunale dell'Italia della Repubblica, anche della veste di consigliere comunale di una maggioranza precostituita. E voglio pensare di essere semplicemente un consigliere comunale, cioè una persona che è stata delegata da centinaia di cittadini e a rappresentarli nel consiglio comunale. Posso farlo questo ragionamento perché queste centinaia di cittadini hanno scritto il mio nome sulla scheda elettorale, hanno scritto il vostro nome sulla scheda elettorale, hanno delegato ciascuno di noi a rappresentare la politica, i partiti e quant'altro. Per un attimo, accadendo, chiedo a tutti voi una tregua politica e istituzionale. Cosa voglio dire con questo? Che Cassone è una città materiale e lo vediamo attraverso l'assessore Mariani, attraverso la gente che è qui, perché l'assessore non è interessato, perché uscite fuori, adesso lo dico. Allora, voglio dire che Cassone è una città materiale, da tempo, da molto tempo, Cassone ha bisogno di gente a buona volontà che lavori bene. Io penso che questo consiglio comunale ha tutte le potenzialità per farlo. Quindi vediamoci un attimo. Lavoriamo insieme. Come organizzare la macchina comunale sui dirigenti, i settori, i regolamenti? Cerchiamo di fare questo lavoro tutti insieme e soprattutto nelle prossime. Quando faccio queste cose, principalmente sono tentate dal movimento, dal cuore, poi non si sa niente, però io mi voglio dirlo a tutti, perché in questo momento io vedo tutti come unica comunità, consiglieri, comunali, delegati, cittadini che pensano il proprio nome, e non vedo più Massimo Ionici. Quindi i regolamenti, facciamo questo lavoro insieme nelle commissioni che ci accingiamo a costituire. Se ci saranno tutti, maggioranza, opposizione, certamente il team è più adatto per organizzare queste cose, che poi verranno deliberate al Consiglio Comunale. Organizziamoci insieme per approvare il punto di piano casa, che stanno rinnovando questo complimenti che poi non
verso la persona di amore. Quindi lo dobbiamo illustrare. Adesso faccio una piccola operazione prima. Io mi sono candidato a questa posizione che è di centro-sinistra, perché sapevo che il candidato sinistra era di solito di ogni dubbio. Ho lasciato il sinistra perché non sentivo più di essere rappresentato dai politici che lo rappresentano a livello nazionale, regionale e provinciale. Certamente non perché i candidati a Catone erano Massimo e Iovice, persone che io stimo e apprezzo e so che può fare molte cose per la fede di città. O come Stefano Pitani, che ha iniziato il suo mandato, lo devo dire, smettermente, abbiamo ben contato anche sul territorio, che girava per così quanto diciamo. E poi è stato risucchiato da questa grande braccia che pretende di consigliere che gli garantiva una maggioranza che non aveva. E purtroppo è successo. Con questo voglio dire che siamo persone che possiamo dare molto a questa città. Per un attimo pensiamo tutti insieme, anche per un periodo limitato di tempo, di aiutare un uomo che veramente è straordinario per quello che sta soffrendo e lo merita. A livello personale non sto soffrendo niente di particolare, però in certe occasioni non mi sono trastornato da tanti di quei problemi infantili del consigliere. Certamente penso per tutti, e questo a grado di questo punto anche l'opposizione che dà una mano a questa maggioranza, non ci resta, facendo delle cose insieme. Guardate, che fare le cose per questa città insieme non proverà quando ai partiti o alle coalizioni, perché tutto è personale, la gente vota per noi, singoli, a livello comunale, non penso che il centro-sinistra, ma vota le persone che hanno garantito lo sviluppo di questa città. E quindi probabilmente voteranno noi tutti che ci siamo messi disponibili a questa cosa, a rendere più vivibile questa città, più umana, più civile. Concludo. Esortando tutti ad essere coerenti con il vostro consenso, discutiamo pure perché l'accadimento di nome è una cosa buona, ma troviamo le soluzioni ai problemi senza fare faticate. Questo è il mio pensiero e soprattutto è la mia speranza. Diceva una grande italiana di Trento che ho conosciuto, la politica è l'amore degli amori. Io ci credo.